Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4 a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo sbloccato un nuovo compagno, ovvero Sid, un IA che ci aiuterà nel... Kinsey? Che stai dicendo? Non lo so che cosa ha detto, comunque, che ci aiuterà a trovare i nostri companion. Ma siamo qui a Let's Pretend per tre motivi. Il primo, cracchiamo il negozio. Allora, vediamo, abbiamo uno lungo che metterei qua, qua e infine questo. Facile, semplice, pulito. Poi, entriamo qui e facciamo un po' di acquisti. Oh, quanti ricordi! No dai, aspetta, questa non me la ricordavo assolutamente. Non me la ricordavo assolutamente questa. Bello il VR. Molto molto interessante. Questo è molto molto richiamo. Direi che abbiamo il vestito per la puntata di oggi. Perfetto, abbiamo i nostri nuovi abiti. E ora possiamo fare un po' di casino. Ecco fatto. Dobbiamo scendere qua sotto perché c'è un piccolo easter egg, ma soprattutto un piccolo oggetto segreto. Oh, ma guarda, tutti gli sviluppatori. Oh, grazie di aver creato il gioco. Guardate cosa succede. Sfortunatamente, distruggere tutte le teste non ci porta assolutamente a nulla. Peccato, perché sarebbe stata una cosa carina. Ma su questa sedia troviamo la pistola mini. Beh, questo è un chiaro, chiarissimo richiamo a Men in Black. Una pistola potentissima, piccolissima, che ci fa sbalzare via. E qua nel cesso c'è una bambola gonfiabile. Quindi, mi dispiace per il lanciarazzi, ma tanto per ora non l'abbiamo neanche potenziato. E soprattutto la pistola si ricarica molto più velocemente. O meglio, spara più velocemente. Mi dispiace aver disturbato la vostra... signora? La vostra quiete, dicevo. Ma adesso me ne vado. Andiamo al negozio di armi. Eccolo qua, lo cracchiamo. Facile, facile, niente più, niente meno. E vediamo se coi scusami, non volevo. Eri lì davanti a me. Vabbè, la polizia. Donna mia, che casino esagerato. Dicevo, vediamo se coi soldi che abbiamo possiamo potenziare la nostra arma. Mi metto qua dietro. Vediamo, tempo di ricarica, $7,000. Il lanciarazzi è molto meglio, quello sicuramente. Però il lanciarazzi base è meglio, secondo me. Quindi appena ce l'avremo, lo potenziamo. Non ho intenzione di spendere per adesso su armi su cui non voglio investire. Ad esempio, a proposito di investire, aumentiamo un po' i danni di questa. Abbiamo altri $6,000. Possiamo potenziare il rinculo di questa. Perché l'incarico di oggi è... vai al programma di addestramento. Il Mind Over Murder Bro. Eccoci arrivati. Il Mind Over Murder Bro. The rules are simple. Each scoring area contains a variety of floating rings. The color of the ring denotes the type of... io lo odio sto minigioco, veramente, perché... beccare a volte gli oggetti giusti è veramente una rottura di palle. Lo so. Madonna mia, poverino. Si è spezzato il collo così a random. Ah, beccare l'oro è difficile in sto minigioco. Io lo odio, veramente. 2, 1, vai! Welcome to Professor Genki's Mind Over Murder! Allora, vieni qua. Everybody's favorite alien overlord. Cosa mi serve? Persona. Tu vieni con me. Ecco fatto, passiamo all'altra parte. Eccomi qua. Dov'è? Vieni qui. Non abbiamo più niente, perfetto, vieni qua.
today. No! I now see why the professor was so eager to join forces with Zinyak. This should make ecco for an fatto. Interesting addition to the Genki family of games. Right you are, prendiamo buddy. La testa. So let's meet our contestant. The winner of Vieni Genki Bowl 7. And our favorite contestant. Dov'è? The president mi serve of the United States. Una persona. Or vieni con me, tu. Still floating around in space, right, Zach? Too soon, Bobby. Servono. Too soon. Dov'è una macchina? So Bobby, how do Vieni you think the addition of superpowers is going to affect the game? A submachine gun is a fine weapon, but no. Abbiamo preso l'oro, che culo. Excellent job by our contestant. No, ho fatto pausa, vabbè, mi prendo i soldi. Grazie dei 9.000 dollari. Beh, ce l'abbiamo fatta in pochi minuti, effettivamente. $5.500, bene. Ma come se la balla tutto sgargiulo lui, eh? Professor Genki Mom. Elemento telecinesi succhia vita. Beh, devo dire che effettivamente l'episodio è durato abbastanza poco. Quindi direi di occupare il tempo andando a vedere cosa vuole Sid. Va bene, arrivo subito. Ehi, vedo che il tuo nuovo corpo ti aggrada, eh? I need help inserting a virus into the simulation, among other things. Do this, and I will reward you. Do not do this, and you will get nothing. Understand? Sì, yeah, mi sembra una logica molto, molto lineare. Visto che ci siamo, andiamoci a prendere anche questo negozio di armi. E visto che appunto l'episodio è stato breve, andrei anche all'Ether and Lacio. E craccherei anche quello. Per tanti motivi. Uno è perché così ci guadagniamo soldi. Due perché poi ci becchiamo gli sconti. Tre è anche perché alla fine i vestiti che vendono a me piacciono. Anzi, sai cosa ti dico? Adesso mi metto a craccare tutti i negozi che ci vediamo sulla zona. Allora, ecco fatto. Gli ultimi 5 secondi, te, ti sta bene. Dicevo, andiamoci a prendere anche questo negozio. Ecco fatto, questa era una cavolata. Già che ci siamo, mi prendo anche un po' di munizioni. E con $19.000 aumentiamo l'attacco. Ormai ho deciso che questo fucile è il nostro fucile best in assoluto. Il fucile questo qua d'assalto è che non ce l'abbiamo ancora uno, perché abbiamo questo qua da rimbalzo. Ma a me non piace, non mi piace questo. Magari fa anche un bel po' di danni, ma non mi piace. Voglio avere un cacchio di fucile normale io. Magari questo qua, magari questo, eh. Però già che abbiamo $9.000 extra, aumenterei anche il danno del mitra. E appunto, dicevo, andiamo all'Ether and Lace, non prima di essere passati da questo negozio e aver craccato anche questo. Oh, guarda, dei nemici. Ciao! Chissà perché non ho più la super forza. Le altre volte riuscivo a spaccarli con un pugno. Madonna mia, che male. Becca di questo. Madonna mia, che dolore. Pensa che ricevere un calcio nel culo così potente. Vieni, dov'è? Vieni qui. Ed è pure volato di sotto. Pensalo lì, poverino. Madonna mia. L'abbiamo potenziato già così tanto sto fucile che... Vieni fuori. Aspetta, anzi, questo me lo prendo io. E tu vieni con me. Ciao. Ah, ma lui salta. Dannazione. Vieni qui. Contro il muro. Oh, ma guarda, un Sid dorato che è rimasto bloccato qua sopra. Distrutto. Cracchiamo anche questo negozio. Ecco fatto. Facile. Come avevo detto, cracchiamo anche il Planet Zin. Ecco fatto. Semplice. Entriamo, distruggiamo la statua. Una andata. E due andate. E siamo saliti di livello. E sta palla messa qui? Aspetta che adesso la prendiamo. Presa.
E mi prendo anche il cluster. Così a mezz'aria, abbandonata là sopra. Ed eccoci arrivati ad un altro negozio di armi. Cracchiamo anche questo. Ecco qua. Facile. E per concludere l'episodio andiamoci a prendere anche il Leather and Lace. Oh, c'è una statua, ma guarda un po'. Vediamo se posso distruggerla a mazzate. No, a mazzate no. A colpi di fucile a pompa sì però. Eccolo qui il nostro. Oh, che dolore. Prossimo negozio di vestiti. Ecco fatto, perfetto. Semplice. E entriamo dentro questo negozio, dove acquisteremo i prossimi vestiti per la prossima volta. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.